Festeggiare 90 anni e vincere un campionato penso che realmente rimarrà nel secolo. Il calcio è fatto proprio di racconti. Quello che è successo quest'anno a Vibo è realmente qualcosa di molto molto particolare. Una stagione dove la Vibonese ha iniziato il proprio campionato dopo 21 giorni rispetto alle altre squadre. Ancora non sapeva se doveva affrontare il campionato di Serie C o quello di Serie D. Sta di fatto che l'ha affrontato, l'ha iniziato. Poi a novembre Campilongo va via, lascia la Vibonese perché ormai non aveva più quelle giuste motivazioni per portare avanti questo progetto, arriva a Nevio Orlandi, rispetto al Troina c'era un distacco di circa 13 punti e poi dopo tanti mesi di inseguimento la Vibonese riesce a vincere il campionato. Penso che sia realmente un anno da incorniciare. Nel 2018 la Vibonese compie 90 anni e riesce realmente a raggiungere qualcosa di molto, molto, molto importante per la sua storia. È successo qualcosa di particolare quest'anno, c'era il distacco, da che realmente la gente si è riavvicinata. Basti pensare che al Granillo di Reggio Calabria erano oltre 3.000 persone a incitare la propria squadra del cuore. Per questo è stato realmente, ripeto, un anno particolare, poi c'è questa casualità che la Vibonese compie 90 anni e per questo adesso è normale, si guarda con più fiducia, con più ottimismo al futuro. Sono stati tanti, come ogni club, 90 anni sono tanti, la Vibonese ha una storia antica, sono stati tanti i giocatori, gli allenatori, i presidenti, da ricordare, sai, molte volte è difficile, anche se ci sono dei personaggi, è normale che hanno fatto una storia anche diversa, che so, il senatore Mormora è uno di questi, cioè un personaggio molto legato alla sua città che ha ricoperto il doppio ruolo sia di sindaco che di presidente della Vibonese, cosa che forse in Italia non è mai successo. Lui era molto attaccato alla squadra, per tanti anni ha ricoperto questo ruolo, ma poi per tanti altri anni c'è stato dal presidente Pata, dal commendatore Fuscà, da Santino Curzillo e oggi Pippo Cappo, che dal mio punto di vista rappresenta realmente il top della presidenza di un club, una persona piena di entusiasmo, una persona molto generosa, molto disponibile, molto umile e soprattutto un presidente vincente. Ma questo è un regalo che faccio alla Vibonese, l'ho detto nel corso della conferenza stampa giorni fa, io ho raccolto circa 500 fotografie e nello stesso tempo ho tanto materiale che mi è stato consegnato, donato per meglio dire dal senatore Mormora e sarà mia premura regalarlo alla Vibonese con la speranza e l'augurio che possa realizzare proprio all'interno del Luigi Razza un museo e dare la possibilità per questo a tutti i propri tifosi, a tutti dal ragazzino all'anziano, di poter vedere i momenti magici che hanno caratterizzato questo club.